ti chiedo scusa per i 100 euro mancati, ma non so per quale motivo questo mese niente pensione. Non so nemmeno come trovare da mangiare, figurati. Li manderò in tempi migliori, speriamo il prima possibile. Ora vedo di rimediare da mangiare perché sto morendo di fame e pure di freddo. Perché vi leggo questo messaggio? Questo messaggio ci arriva dopo una lunga conversazione nelle settimane scorse da un clochard che vive a Cagliari. Vive per strada a Cagliari, un giovane, un giovanissimo. Qualche tempo fa ci ha chiamati per proporsi di donare per Lello e Angela 100 euro. Moltissima gente, e qui arriviamo al nodo della questione, sulla storia di Lello e Angela ha fatto meme, sfottò, storie, fotomontaggi, se ne contano centinaia e centinaia di storie su Lello soprattutto, perché lui siamo riusciti a seguire con maggiore frequenza e quindi tutte le attenzioni si sono rivolte nei suoi confronti. Questo ci fa riflettere moltissimo. È chiaro che spesso il linguaggio è quello della strada. Qualcuno ha denunciato il fatto che ci saremmo stradizzati. È vero, sì, probabilmente ci siamo stradizzati. Spesso abbiamo utilizzato un linguaggio che per un giornalista non sarebbe consono, ma a volte senza quel linguaggio Lello non ci avrebbe minimamente ascoltato. E quindi noi siamo stati costretti, in qualche modo abbiamo potuto eliminare certi passaggi, abbiamo potuto edulcorare, ma di fatto ci sono delle situazioni per cui non si può intervenire, ma anche per mostrare quello che effettivamente è il lavoro quotidiano che stiamo facendo per aiutare queste due persone. Quindi non possiamo tollerare che addirittura siano nate delle pagine su Instagram, su Facebook, in generale sui social, che prendano di mira sfottendolo, deridendolo, senza comprendere minimamente che cosa si possa passare Lello. Lo avete chiamato in tutti i modi, lo avete deriso e sfottuto in tutti i modi. Questo non fa onore a nessuno, noi non possiamo farci niente, non possiamo segnalare le decine di pagine nate con questo obiettivo, che tra l'altro la cosa più sconvolgente è che fanno seguito, hanno diversi followers, hanno persone che commentano senza avere la benché minima idea di cosa possa significare. In questo periodo vi stiamo proponendo, vi stiamo mostrando diverse storie di gente che purtroppo ha un sacco di problemi, e come a volte la solidarietà di tutti può aiutare a creare questa bella interazione fra le persone, anche fra gente che non si conosce, che abita da un lato del mondo diverso da quello in cui ci troviamo noi in questo momento. E pertanto, prima di commentare, prima di sfottere, prima di criticare, prima di scrivere qualunque cosa, pensateci un attimo, pensateci un attimo. Come diceva Fabrizio Moro, prima di sparare, perché questo forse è peggio di una revolverata, pensa, prima di sparare, pensa, pensa non a noi, perché noi siamo l'ultima ruota di questo carro che ormai è partito, pensa a chi magari, come Lello, come chiunque altro voi sfottete, possa un giorno avere coscienza, consapevolezza di quello che è successo e possa capire che in mezzo a tantissima gente che lo ha aiutato, lo ha compreso, ha cercato di tendere la mano nei suoi confronti, ce n'è stata tanta altra che invece non ha fatto altro che deriderlo. Quindi a te, nostro carissimo amico di Cagliari, che a un'età giovanissima sei costretto a vivere per strada per colpe non tue, diciamo grazie, diciamo veramente grazie, per anche solo per aver pensato di aiutare qualcuno che tu ritieni essere più in difficoltà di te, anche se non hai ancora mandato un euro rispetto a quello che hai promesso. Lo sai, ho insistito tantissimo per convincerti a non darci nulla, ce lo hai promesso, sappiamo che sei una persona determinatissima, ma sappi che qualunque cosa tu deciderai di fare è un esempio che tutti dovrebbero prendere invece di stare lì a fare i leoni da tastiera. Per questo auguriamo soprattutto a te e a chi vive in questo momento grandissime difficoltà un Natale che possa essere davvero sereno e un 2021
con più gioia, con più soddisfazioni, affinché possiate recuperare quello che la vita finora vi ha tolto.